Carlin è sparita da 4 giorni, l'appello della famiglia, aiutateci a trovarla. 49 nuovi positivi in tutta la Liguria, in provincia calano gli ospedalizzati. Fincantieri e sindacati trovano l'accordo su appalti, mense e spogliatoi. Maggiordomo di quartiere, servizio potenziato anche per la sorveglianza in vista della stagione estiva. Spezia Calcio, la famiglia Platek finanzierà i lavori del Picco per uno stadio garantito da Serie A. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo come di consueto con la lettura del bollettino relativo ai contagi da coronavirus nel nostro territorio e in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 7 i nuovi positivi nello Spezzino. I ricoveri in ospedale scendono a quota 27, 2 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono 6 le persone che si trovano in terapia intensiva. In ASL 5 non ci sono vittime, almeno per oggi. Gli attualmente positivi sono 440 in provincia della Spezia, mentre le sorveglianze attive raggiungono quota 399. Per quanto riguarda il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 49 a fronte dei 3.056 tamponi molecolari effettuati e dei 2.638 tamponi antigenici effettuati. In tutta la regione si registrano 2 nuove vittime. Intanto prosegue la campagna vaccinale anche in ASL 5. Ad oggi sono state somministrate 115.420 dosi, mentre in tutta la Liguria sono 911.171. La regione ha somministrato il 93% delle dosi ricevute dalla struttura vaccinale. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in ASL 5 sono 37.194, in tutta la Liguria invece sono 312.428 ad aver completato il ciclo vaccinale. E ora parliamo di cronaca. È sparita da 4 giorni Scarlin Milagros Enriquez de Tavares, una ragazza di 22 anni che vive a Moneglia e lavora in una gelateria. Il padre è l'ultimo ad averla vista domenica mattina, quando la ragazza è uscita per andare a lavorare. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio di Carolina Cardetti con le immagini di Sergio Diofili. Il padre l'ha vista per l'ultima volta la mattina di domenica 23 maggio verso le 9.30, quando è uscita per andare a lavorare in una gelateria di Moneglia. È poi riuscita a sapere che a causa di un malessere sua figlia era andata al pronto soccorso di Lavagna, dove è stata segnalata la sua presenza. Nel pomeriggio doveva essere stata dimessa dall'ospedale, fatto sta che non ha mai fatto ritorno a casa. C'è grande apprensione nel Levante Ligure per Scarlin Tavares, una ragazza di 22 anni di nazionalità dominicana che da 5 giorni sembra essere sparita nel nulla. Guidava un monopattino elettrico che non è stato trovato, così come il suo cellulare che risulta spento. A segnalare la sua scomparsa ieri sera anche la trasmissione Chi l'ha visto. A coordinare le ricerche i carabinieri di Genova in collaborazione con quelli della Spezia, dove la famiglia, oggi in città, ha voluto lanciare un appello attraverso Tele Liguria Sud. Non lo so che cosa è successo, perché io, mia figlia e io eravamo dove mio figlio maggiore, qui alla Spezia, perché suo bimbo compliva un anno, eravamo insieme tutti e due lì. Io non l'ho visto più, non l'ho visto più, non l'ho sentito più. Anche il fratello ieri ha lanciato un disperato appello sui social. E sabato sera ero anch'io insieme a loro, da mio fratello, per il compleanno del bimbo. E poi da lì non ho saputo più niente. Pensavo che domenica stava lavorando, ma ho visto che non mi scriveva. Lunedì neanche, non mi ha scritto neanche lunedì, martedì neanche. Dopo che mio padre mi ha detto che aveva messo la denuncia, io ho iniziato a, diciamo, a spargere un po' la voce anche sui social per vedere se qualcuno mi aiutava. E essendo che sono in tanti gruppi diversi, sia su WhatsApp che su Telegram, mi stanno dando un po' una mano. Figlia mia, per favore, se tu vedi queste mensaggi, questa parola che ti dico, per favore, figlia mia, torna a casa. Scarlin, se stai vedendo questo messaggio ti prego torna a casa, perché ci manca un botto. Se qualcuno li vede, per favore chiamarmi al 348-923-3766 a qualsiasi ora. Grazie.
Parliamo ancora di cronaca, denunciato per aver rubato alcuni tavoli di un bar tabacchi a Lerici. A seguito della denuncia da parte delle vittime, un uomo è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza del comune di Lerici. Si tratta di un ristoratore già noto agli inquirenti. L'area furtiva è stata recuperata dai carabinieri e restituita al legittimo proprietario. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione. Sono state denunciate anche due persone per ricettazione in debito utilizzo della carta di credito rubata qualche giorno prima a un uomo. Dai due denunciati sono stati effettuati 75 prelievi, sottraendo così alla vittima un totale di 1.700 euro. A seguito delle indagini dei carabinieri, gli autori del reato sono stati individuati e denunciati dall'autorità giudiziaria spezzina. Un colpo da 108 euro finito con una denuncia all'autorità giudiziaria per furto con destrezza. Il deferimento è scattato dopo che la polizia ha analizzato delle telecamere a circuito chiuso di un negozio in via 24 Maggio, preso di mira da un uomo che ha rubato dei vestiti. L'episodio risale al 13 maggio. La squadra mobile ha identificato un cittadino italiano di 58 anni, domiciliato nello Spezzino con precedenti, è già destinatario di un avviso orale emesso dal questore della Spezia il 23 maggio dell'anno scorso. Andiamo avanti, sanzionato per non aver fatto rispettare ai clienti le normative anti-Covid vigenti. È successo ieri pomeriggio quando sono state individuate dalla Polizia Municipale due comitive di 8 persone sedute a un tavolo di un locale di Piazza del Bastione. Durante i controlli è emerso che il titolare era già stato sanzionato recentemente per aver somministrato bevande alcoliche a un minorenne. Anche questa volta gli è stata contestata una sanzione di 400 euro e la chiusura dei locali per 5 giorni. Cambiamo argomento, c'è l'accordo tra Fincantieri, i sindacati FIM, FIOM e WILM in merito agli appalti. Tra le linee di intervento sono previsti il proseguimento dei piani di investimento e il miglioramento delle strutture logistiche, dei servizi di supporto per i dipendenti delle ditte esterne, con particolare focus su spogliatoi, mense e parcheggi. Ce ne parla Jacopo Cidale. Un accordo importante e innovativo, così Fincantieri definisce l'intesa raggiunta con FIM, FIOM e WILM sulla questione degli appalti. L'accordo, si legge in un comunicato, prevede il coinvolgimento delle ditte dell'indotto su temi della sostenibilità, quali tra l'altro l'adesione al codice etico, condizione essenziale per l'assegnazione degli ordini, così come l'estensione della verifica della correttezza dei dati di bilancio relativamente ad ambiente, salute e sicurezza. L'accordo è un accordo intanto importante, siglato dalle categorie nazionali, e prevede tutta una serie di norme che vanno ad assicurare dei diritti e l'agibilità sindacale per i lavoratori dell'appalto di Fincantieri. Fincantieri, nel quale sappiamo bene il mondo dell'appalto ormai ha assunto delle dimensioni importantissime, quindi la valenza di questo accordo è ancora più importante per quello. In che cosa saranno impiegati i lavoratori nel concreto? I lavoratori sono quelli impiegati nelle varie attività del cantiere, quindi tutte quelle che sono le operazioni di costruzione della nave, dall'acquibentazione, la meccanica e tutto il resto. L'accordo prevede per questi lavoratori degli importanti elementi, che sono per esempio la possibilità di agibilità delle assemblee, investimenti sulle infrastrutture dedicate all'appalto, la creazione di un bacino di qualificazioni proprio per assicurare la continuità della manodopera, e poi prevede la limitazione del subappalto. Quindi insomma è un accordo che si articola su vari aspetti, tutti molto legati al mondo dell'appalto e che sono proprio importantissimi per andare a creare una sindacalizzazione di questo mondo. Nelle linee di intervento, afferma Fincantieri, sono previsti il proseguimento dei piani di investimento per il miglioramento delle infrastrutture logistiche e dei servizi di supporto per i dipendenti delle ditte esterne, con particolare riferimento a spogliatoi, mense e parcheggi, tema che nei mesi della pandemia si è rivelato molto caldo all'esterno dei cantieri spezzini. Parliamo ancora di sindacati, perché le organizzazioni FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISA, le UGL Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per tutto il personale per la giornata di martedì 1 giugno 2021 per il settore trasporti, è quanto
si legge in una nota diffusa anche da ATC, nel rispetto degli accordi di cui la legge 146-190 è garantito il servizio completo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6 alle ore 9, dalle 17 alle 20, il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l'intero turno, compreso il personale delle biglietterie. Si torna a parlare del masterplan dell'isola Palmaria. Ieri il Comitato per il No è stato ascoltato in Commissione europea, dove ha manifestato i motivi per cui si oppongono al progetto. Il servizio di Jacopo Cidale, le immagini di Raffaele Maulella. Palmaria sì, masterplan no. Ieri siete stati ascoltati dalla Commissione europea circa appunto il progetto del masterplan dell'isola Palmaria. Quali sono le novità? Le novità di cui siamo molto soddisfatti è che appunto la nostra petizione che abbiamo presentato come Movimento Palmaria Sì Masterplan No insieme a Lega Ambiente, l'IPU e WWF Liguria è stata mantenuta aperta. I nostri timori si stanno rivelando sempre più fondati, tanto che appunto la Commissione Europea delle Petizioni ha deciso di approfondire ulteriormente la vicenda e soprattutto di intervenire direttamente inviando una lettera alle autorità nazionali competenti. Secondo voi una decisione definitiva quando potrebbe arrivare? Questo non lo sappiamo, questo dipende anche dagli sviluppi che avrà la vicenda del masterplan, che noi ci auguriamo sempre che ci sia un ripensamento, che si rimetta in gioco, diciamo, si rimettano in gioco le decisioni da prese, si riapra soprattutto il confronto con i cittadini, che finora non c'è stato. Questo è stato un altro dei rilievi che abbiamo portato dinanzi alla Commissione europea, peraltro trovando il sostegno non solo dell'eurodeputato del territorio Brando Benifei, che con il suo intervento appunto ha accolto efficacemente le nostre istanze, ma altresì della dottoressa Anticoclelia della Commissione europea e anche di un eurodeputato greco che, con nostra sorpresa, perché insomma non ce l'aspettavamo, ci ha addirittura ringraziato per aver portato questo tema in Europa, perché è importante che la tutela sia non solo nazionale ma anche europea. Quasi 302.000 liguri vivono in case con problemi strutturali o di umidità, circa 249.900 in abitazioni con inquinamento acustico. È quanto si legge in uno studio diffuso da SAIE Bari. Per la filiera edile occorre una rivoluzione di pensiero che metta al centro l'uomo, si legge ancora nella nota. Sostenibilità e salubrità, efficienza energetica e l'emergente esigenze abitative sono i quattro concetti chiavi della nuova cultura del costruire, tutti i trend del momento che saranno protagoniste al SAIE Bari, nuova filiera del Levante che si terrà dal 7 al 9 ottobre 2021. Seconda fase del progetto Maggiordomo. Questa mattina a Fossiterni è stato fatto il bilancio delle attività svolte e di quelle che verranno realizzate prossimamente. Tra queste anche la sorveglianza di quartiere. Importante il contributo per chi ha già richiesto alcuni dei servizi. Più di 100 contatti sono avvenuti per la prenotazione dei vaccini. Vediamo il nostro servizio, le immagini sono di Davide Morina. Il maggiordomo di quartiere è entrato nella seconda fase dei lavori. Sono tanti i servizi che sono stati fatti, diciamo, nel periodo autunnale, si riparte dalla primavera e ci sono dei servizi nuovi. Crediamo che il primo tempo di questa avventura del maggiordomo di quartiere sia stato necessario per affrontare tutte quelle fatiche, quelle paure, quelle inquietudini legate alla prima fase in cui tutti chiusi appunto in casa, quindi non potessi muovere, e la prenotazione dei vaccini è stata una delle realtà più utili che insieme a tante altre, ma questa in particolare, che ha visto impegnati i nostri maggiordomi. Oltre centinaia di chiamate, oltre 200 chiamate sono arrivate per chiedere un aiuto, perché le abilità digitali per poter fare anche questo non sono sempre alla portata di chiunque, quindi è stato importante poter avere questo sostegno. Poi in questa seconda fase, questo secondo tempo del maggiordomo, questo servizio di guardiania in qualche modo, quelle che sono le case vuote, quindi magari uno si può muovere e speriamo che si riesca sempre di più, per qualche momento un pochino di distensione, può essere in maniera ancora
sarà più forte, più sereno, proprio perché ci sarà chi in qualche modo darà un'occhiata anche alle abitazioni che appunto non sarebbero presidiate da chi si abita abitualmente. Voi siete i nuovi volti della seconda fase di questo progetto. In queste settimane, avete iniziato poco più di un mese fa, quali sono state le principali richieste da parte dei cittadini? Ma sono state le più svariate, da piccola spesa al dog sitter, chi non era capace a compilare un certo tipo di modulistica, persone che ci hanno chiamato anche con tanta voglia di stare anche un po' al telefono, persone sole, che magari cercavano anche la nostra compagnia, ma che purtroppo, visto il periodo, non potevamo accompagnare fuori, come magari col cagnolino sì. Il secondo tempo di un progetto che rimette in luce dei valori che sembrano un po' dimenticati. Sì, effettivamente sì, sembrano passati di moda dare risposte ai bisogni delle persone, invece questo progetto che la Regione Liguria ha voluto fortemente ci rimette di fronte al nostro rapporto con le persone, con i loro bisogni, con le risposte che necessitano ad una società che cambia e cambia anche in modo particolare, purtroppo magari dovuto alla pandemia. Ecco la fondamentale risposta e anche un'interrogazione sul nostro modello di società che va cambiato. Dobbiamo capire che nei cambiamenti dobbiamo accompagnare le persone di fronte alle esigenze, ai bisogni e anche ai cambi tecnologici. E questo è un progetto importantissimo, grazie ai maggiordomi di quartiere riusciamo a raggiungere le persone, a dargli la speranza, a dargli anche le risposte che tante volte portano ansia, depressioni e anche isolamento, e questo è proprio quello che dobbiamo fare, cioè riumanizzare la nostra città, trovare rapporti umani, forti e anche risposte a chi ha dei bisogni e che non riesce da solo a soddisfarli. L'unità polivalente di ricerca Allianz della Marina è partita dalla Spezia e sta navigando alla volta dell'Oceano Artico per la campagna High North 21, che inizierà ufficialmente il 10 giugno dopo la consueta sosta nel porto di Tromsø. La Marina Militare e l'Istituto Idrografico si apprestano a tornare in Artico per il triennio di ricerca geofisica marina. La campagna è finalizzata a garantire la continuità delle osservazioni ambientali utili alla comunità scientifica internazionale e nazionale. Come per tutte le navi della Marina Militare impegnate in operazioni, è stato attuato uno stringente protocollo sanitario per garantire la salute del personale imbarcato a fronte dell'emergenza Covid-19. Cambiamo argomento, il ritorno degli idrovolanti nel Golfo, un progetto che fa riemergere un pezzo di storia della nostra città. È il tema di Carte in Tavola, la rubrica settimanale di Renzo Raffaele. Vediamo. Sulla scrivania dell'assessore al turismo e alla promozione della città Maria Grazia Fria, da alcuni mesi c'è un progetto di grande impatto turistico. Il progetto è quello di realizzare nel Golfo della Spezia una base per gli idrovolanti, cioè aeroplani che possono decollare e ammarare su specchi d'acqua. L'ha presentato un gruppo di manager che stanno per costituirsi in società. Il loro obiettivo è quello di offrire un servizio importante destinato ai clienti VIP, sia persone desiderose di sorvolare il nostro territorio e i suoi tesori paesaggistici, sia persone che hanno la necessità di spostamenti veloci. In idrovolante, infatti, si può raggiungere Genova in 15 minuti, Firenze in 25 e Milano in poco più di mezz'ora. È un progetto mirabolante che regala grandi suggestioni, ma che non sembra irrealizzabile stando alle prime impressioni, soprattutto in un golfo protetto come il nostro. Certo, gli ostacoli da superare non sono pochi, a cominciare da quello di rendere il servizio compatibile con le molte funzioni esistenti all'interno della diga foranea. Si dovrà trovare un corridoio che consenta il decollo e l'ammaraggio degli idrovolanti senza interferire con le altre attività. Per ora c'è un'idea progettuale che l'assessore sta valutando con gli esperti della Capitaneria di Porto. Quando arriverà quello esecutivo, si dovranno fornire risposte ai possibili investitori. Il volo degli idrovolanti nel nostro golfo farebbe riscoprire gli antichi fasti dell'idroaviazione alla Spezia, quando gli spezzini potevano ammirare i voli pionieristici di Mario Calderara, ufficiale della Regia Marina, e di Alessandro Guidoni, ingegnere navale. Era il 1912 quando i due aviatori scorazzavano nei cieli della città. L'anno prima, il 1911, il Ministero della Marina aveva concesso l'autorizzazione per la costruzione dell'idrovolante nell'arsenale militare. E quegli arditi voli avevano affascinato i futuristi, sedotti dalla velocità e dalle zuffe baruffe d'acqua dell'idrovolante come poetava Marinetti, zuffe baruffe d'acqua dell'idrovolante. Il progetto all'esame dell'assessore ha quindi una grande valenza turistica e storica
e Maria Grazia Fia lo ha detto anche a Tel Liguria Sud. Intende fare tutte le verifiche necessarie per realizzarlo. Vedremo se ci saranno le condizioni. In questi anni di progetti immaginifici ne abbiamo visti tanti. Ce li hanno propinati tutte le amministrazioni, dalla cosiddetta Diga Beach, che avrebbe dovuto dare una spiaggia agli spezzini, privati del loro mare, alla piazza sospesa sui giardini e su Viale Italia, bocciato però dalla sovrintendenza. Oggi a stimolare fantasie e suggestioni c'è la Fontana del Golfo, che il Comune e l'autorità portuale contano di inaugurare a primavera. Si tratta di una pompa ancorata al fondale marino, in grado di sollevare una colonna d'acqua per quasi 200 metri, che con il gioco di luci diventerà un'attrazione turistica, proprio come a Ginevra. Ma c'è già chi rema contro e la considera un'opera troppo costosa e avulsa dal contesto del Golfo. E spostiamoci a Sarzana. Nel 28esimo anniversario della strage di Via dei Georgofili a Firenze, Sarzana ricorda Dario Capolicchio, giovane studente sarzanese morto all'età di soli 22 anni, il 27 maggio del 1993. Stamani il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Carlo Rampi e di Francesco Baruzzo, referente provinciale dell'Associazione Libera La Spezia, ha deposto un mazzo di fiori alla targa commemorativa proprio nella piazza dedicata al giovane sarzanese, vittima del vile attentato avvenuto nel capoluogo toscano. Successivamente la prima cittadina si è recata al cimitero urbano per deporre sulla tomba di Dario la corona di alloro inviata dal Comune di Firenze alla città in segno di omaggio per la morte del giovane cittadino sarzanese. E rimaniamo a Sarzana, ordinanze ad hoc, pulizie straordinarie e telecamere mobili pronte a fotografare coloro che abbandonano i rifiuti ingombranti sul territorio. Lo ha stabilito il Comune di Sarzana per combattere i problemi di degrado e discariche a cielo aperto. L'amministrazione per questo motivo ha attivato il piano di pulizia straordinario e rimozione dei rifiuti e degli ingombranti abbandonati nei quartieri. Inoltre ci saranno anche delle telecamere mobili attive per scoraggiare comportamenti incivili ed elevare sanzioni ai trasgressori. Il 20 luglio il nuovo astro della canzone italiana Venerus sarà protagonista di un concerto nella cornice prestigiosa del Moonland Festival di Sarzana in piazza Matteotti alle 21. A breve poi verrà annunciata anche la line-up definitiva del festival, organizzato da Blusini insieme al Comune di Sarzana, che si conferma uno degli eventi liguri di richiamo anche per l'estate del 2021. Le prevendite sono disponibili nel circuito ticketone.it. Continuano le iniziative organizzate in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari dalla Biblioteca Civica Martinetti del Comune di Sarzana. Gli alunni della scuola elementare di Marinella venerdì 28 maggio alle 9:30 leggeranno a voce alta i brani di Rodari secondo una loro interpretazione. L'iniziativa si svolgerà nel giardino della scuola di Marinella e nel rispetto delle disposizioni sanitarie da Covid-19 non vi sarà la presenza del pubblico. Il Centro Niccolò V e l'Università Cattolica del Sacro Cuore organizzano una serie di appuntamenti dedicati alla figura di Dante. Il primo appuntamento sarà sabato dalle 9 alle 13 e si terrà in videoconferenza. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale, le immagini sono di Raffaele Maulella. Sabato il primo appuntamento delle celebrazioni dantesche 2021. Innanzitutto di che cosa si tratta questa rassegna? Come è noto, la Lunigiana è stata terra dantesca. Dante non solo c'è stato di persona, ma la cita più volte e in termini lusinghieri nella Divina Commedia e in altri scritti. Quindi non si poteva non parlarne dal punto di vista culturale. Il Centro Niccolò V di Sarzana, insieme all'Università Cattolica con cui collabora da tempo e con la Biblioteca Vaticana, ha pensato ad alcune iniziative di cui sabato si terrà la prima. È ancora un convegno online perché non ci sono ancora le condizioni per svolgerlo in presenza, ma sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook del Centro Niccolò V, si trovano le indicazioni, i link per partecipare a partire dalle 9 di mattina di dopodomani sabato. È un convegno sul tema Dante e la Lunigiana, appunto, sottotitolo Le radici cristiane. Noi siamo l'Università Cattolica e il Centro Niccolò V, strutture culturali aperte ma di matrice cristiana, e quindi non si poteva non trattare questo argomento. Verrà trattato nel corso della mattinata con tre relazioni di docenti universitari proposti dall'Università Cattolica
che affronteranno anche alcuni elementi di novità interessanti. Ecco, per quanto riguarda gli altri appuntamenti? Per quanto riguarda gli altri appuntamenti ce ne saranno almeno due, siccome c'è un altro anniversario, il 50° della morte di Ettore Cozzani, proprio in questo mese, nel prossimo mese di giugno, vorremmo ricordare l'ultima conferenza di Cozzani, che aveva proprio per tema, fra gli altri, la poesia astrale in Dante Alighieri. Noi abbiamo un'esclusiva che Tele Liguria Sud potrà mandare in onda, in parte, abbiamo il testo, la cassetta, il testo audio di questa conferenza del 1971, tenuta pochi mesi prima della morte da Ettore Cozzani. Poi c'è ancora un altro anniversario di un grande studioso sarzanese della Lunigiana, anche lui, Alfredo Schiaffini, morto 50 anni fa, un linguista che a sua volta, da giovane, negli anni 20 del secolo scorso, aveva studiato la lingua di Dante, anche in relazione ai dialetti del tempo. Questo convegno a settembre speriamo di poterlo fare a Bocca di Magra, al convento, presso il convento, oggi dei Carmelitani, una volta dei Benedettini, dove dovrebbe essere stato Dante in persona, secondo la tradizione, e pensiamo di farlo in concomitanza con l'apertura, insieme al Museo Diocesano di Sarzana, di una mostra di alcuni libri molto antichi, stampati, che riproducono la Divina Commedia. E sarà anche questa un'interessante scoperta artistica. La bigliettazione dello spettacolo The Living Paper Cartoon prosegue al botteghino dello Urban Center venerdì 28 maggio dalle 8.30 alle 12, sabato 29 maggio dalle 8.30 alle 12 e a partire dalle 18.30. Stessa cosa domenica 30 maggio, ma a partire dalle 18.30. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. In entrambe le serate di spettacolo il pubblico potrà accedere alla sala a partire dalle 19.45. Sviluppo e opportunità. È prevista per sabato 29 maggio alle 19 la presentazione della nuova carta escursionistica della Val di Vara alla Corte del Museo Diocesano di Brugnato. Con la realizzazione della carta escursionistica della Val di Vara, corredata dalla nuova numerazione dei percorsi, si completa così l'informazione escursionistica della provincia della Spezia. Gli organizzatori spiegheranno ai presenti l'importanza e le difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto. Nonostante le limitazioni a causa del Covid, il Liceo Classico della Spezia è riuscito comunque a partecipare alla Notte Nazionale del Liceo Classico. Non sarà in presenza, ma con una lunga diretta Facebook che comprenderà anche uno spettacolo al Teatro Civico. Ce ne parla Raffaele Maulella. Anche quest'anno siamo qui per presentarvi la Notte del Liceo Classico. Nonostante la pandemia, nonostante le distanze, siamo riusciti comunque ad organizzare una Notte dei Licei, una maratona online che si protrarrà per 4 ore e che porterà a vedere danze, balli e kermesse di ogni tipo. Ma non spaventatevi assolutamente, perché le performance si alterneranno a distanza di pochi minuti, al massimo ci sono delle performance lezioni che durano 7, 8, 10 minuti, ci saranno delle pause con coreografie, danze, musica. Non finisce tutto qui, perché quest'anno abbiamo avuto la concessione del palcoscenico del Teatro Civico per poter registrare la nostra rappresentazione Casina di Plauto, che si terrà proprio domani, esattamente come la Notte Nazionale del Liceo Classico. E la potrete vedere sempre in streaming sui nostri canali Facebook alle ore 21. Nella Notte Nazionale del Liceo Classico io sarò il presentatore e poi accompagnerò gli spettatori anche come attore nella rappresentazione teatrale della Casina. Come ogni anno, fra le tante iniziative della notte ci sarà anche la lettura finale in lingua greca antica. E sarò io a leggere il brano In metro greco, in esametri dattilici di Museo Grammatico, un brano che racconta una storia di un amore impossibile fra Ero e Leandro. Il Liceo Classico non è sepolto nell'antichità, infatti avremo anche una blogger toscana che racconterà la battaglia fra Dante e Harry Potter. Casina è una commedia di Plauto affascinante e divertente e speriamo che possa dilettarvi nel corso della vostra serata. Sarà in diretta alle 21 su Facebook nel profilo della nostra scuola. Insomma, vi aspettiamo il 28 maggio in diretta su Facebook alle 16 con la Notte Nazionale del Liceo Classico. Lasciate like.
Sono aperte le iscrizioni per la scuola estiva per i bambini da 0 a 11 anni in programma dal 1 luglio al 31 agosto nel comune di Levanto. Per informazioni e adesioni è possibile contattare la cooperativa sociale Gulliver al numero 366-3312715 per i bimbi da 0 a 3 anni e da 6 a 11 anni. E l'associazione Creativamente al 349-3113-408 per i bimbi da 3 a 6 anni. Il CESCOT Confesercenti comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per l'attribuzione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'attività di vendita del settore alimentare ex REC. Il percorso formativo avrà una durata di 100 ore. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede della Spezia allo 0187-739305 oppure scrivere alla mail cescot.formazionelaspezia@gmail.com. E veniamo allo Spezia Calcio, 15 milioni di euro per il nuovo stadio, la famiglia Platek ha sciolto così il nodo e investiranno sul picco per realizzare la curva piscina e la nuova tribuna. Il rinnovato Alberto Picco rispetterà pienamente i criteri infrastrutturali richiesti per la partecipazione al campionato di Serie A. Ce ne parla Sergio Diofili. Un investimento da 15 milioni di euro per consegnare allo Spezia Calcio e alla città uno stadio all'avanguardia. I Playtech hanno quindi sciolto il nodo e investiranno sullo stadio Picco per realizzare la curva piscina e la nuova tribuna. La società di Via Melara ha affidato il progetto di ristrutturazione alla Gau Arena dell'architetto Gino Zavanella, studio che può vantare una vasta esperienza nella progettazione di strutture per lo sport, lo stesso che ha realizzato lo Juventus Stadium di Torino. Il progetto, spalmato su 3 anni di lavori, vedrà una prima fase che avrà immediatamente inizio con la progettazione e la ristrutturazione della curva piscina ed il cantiere aperto presumibilmente entro il 30 giugno, mentre le altre due fasi avranno inizio al termine del campionato 2021-2022, quando il focus della ristrutturazione si sposterà sulla tribuna dell'impianto di Viale Fieschi. Si partirà dunque con la curva ospiti sulla base del progetto Don't Stop, ipotizzando la fine dei lavori entro settembre, mentre nel frattempo si tenterà di ottenere dalla Lega Calcio il rinnovo della deroga che consentirà allo Spezia di disputare le partite casalinghe al picco, eccetto forse una o due gare da disputarsi in campo neutro. Il rinnovato Alberto Picco rispetterà pienamente i criteri infrastrutturali richiesti per la partecipazione al campionato di Serie A, e, conclude la nota della società, sarà uno stadio finalmente all'altezza del prestigio e dell'ambizione dello Spezia Calcio. E per questa edizione del TLS Giornale era davvero tutto. Io vi saluto lasciandovi al meteo a cura di LIMET, Centro Meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud. Arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di LIMET. Alta pressione in temporaneo rinforzo sulla Liguria, ma già nel corso della giornata di sabato lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota determineranno un po' di instabilità. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per domani, venerdì 28 maggio, in Liguria. Al mattino, bel tempo sull'intera regione, da segnalare solamente il transito di qualche velatura, specie a ponente. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nubi cumuliformi nell'entroterra, non si escludono isolati piovaschi sull'Appennino centro-orientale. Lungo la costa, bel tempo con solo qualche velatura in transito. I venti saranno al mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio deboli a regime di brezza. Il mare si presenterà quasi calmo o poco mosso. Ed infine le temperature. Le minime saranno stazionarie, mentre le massime in aumento. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 11 e 15 gradi, mentre nell'interno tra 4 e 11 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 17 e 25 gradi sull'intera regione. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita LIMET.